destra liberale al mondo che si richiami a Mosca o alla Corea del Nord, e lo diciamo alla maggioranza, siate cauti. L'eccesso di attenzioni verso la Russia, l'eccesso di attenzioni verso Teheran con voci non smentite di intese nel settore chimico, l'ingresso sempre maggiore della Cina anche nelle nostre reti strategiche, il nostro disimpegno in Siria, tutto ciò descrive una deriva che non ci convince e anzi ci preoccupa moltissimo. L'asse della nostra politica estera, a nostro avviso, deve essere Washington, Londra, Gerusalemme. Sconsigliamo a tutti altre avventure, il mondo ci guarda, comprende e ci giudica. Grazie. Grazie a lei, è iscritto a parlare l'onorevole Amendola. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, cari colleghi, in questa discussione generale come gruppo del PD preannunciamo la sottoscrizione della mozione a firma primo firmatario Scicchitto, già illustrata dal collega Alli, ma mi permetterete di rispondere a alcune osservazioni, non con lo spirito di delegittimazione che spesso avviene, ma fa parte della propaganda in quest'Aula, ma con un ragionamento che secondo me deve legare tutti i presentatari delle mozioni a quello che è l'interesse superiore, non dei partiti, ma del nostro Paese, cioè la politica estera, in un periodo in cui i rapporti internazionali, in cui il multilateralismo caotico che viviamo da un po' di anni a questa parte, fa sì che rispondere ai conflitti, ai tanti conflitti con la politica, diventa sempre più complicato. Per questo alcuni toni usati qui dai tre presentatari della mozione, e lo dico con molto rispetto perché sono mozioni che nel caso ci fossero degli accorgimenti accoglierebbero anche il senso di un lavoro comune, trovano in noi alcune perplessità, già espresse con una mozione a giugno in un dibattito che facemmo in questa Camera e tanti dibattiti fatti in Commissione esteri. Il primo punto, caro Presidente e cari colleghi, lo dico tramite lei all'onorevole Di Stefano che non vedo più in aula, ma il legame tra la vicenda ucraina e la vicenda che nel quadro medio orientale tra Siria e fino alla nostra Libia, quella più vicina, si dipana nella cosiddetta coalizione internazionale contro il terrorismo, è un legame che nemmeno la diplomazia russa fa. Cioè questo automatismo di dire sanzioni versus coalizione internazionale è un qualcosa che sta più nelle dichiarazioni dei colleghi disattenti di questo momento che non nella realtà della politica internazionale che segue una propria complessità. Non c'è mai stato nessun autorevole esponente del governo russo che ha sottoposto questo automatismo, che è un automatismo che io reputo per la politica internazionale di un grande paese dentro il contesto europeo, un errore. Vediamo i fatti. Noi abbiamo un conflitto in Ucraina che nasce nella grave crisi del 2013, che segue alla rottura sul versante della nascita euroasiatica o dell'associazione all'Unione Europea, che fa sì che il presidente dell'epoca, Yanukovych, del Partito delle Regioni, scappò. Il paese entrò in grande turbolenza, c'era nell'elite, nelle classi dirigenti e nella piazza due opinioni differenti sul futuro del paese e lungo quel confine tra Unione Europea, a cui molti aspiravano, e Unione Doganale Euroasiatica, di cui Yanukovych e il Partito delle Regioni spingeva perché l'Ucraina aderisse, il paese è entrato in una grande guerra civile. Ma signori, stiamo parlando di una guerra civile, perché se nel 2014 ci sono stati 5.000 morti, c'è stato lo sviluppo e la produzione di grandi ferite, grandi sofferenze, non è solo un fattore diplomatico, non è solo un contesto di difficoltà, è una guerra. È una guerra che si è sviluppata durante il 2014 che ha portato poi nell'autunno del 2014 al lancio di negoziati. Ricordo a tutti, ai disattenti, che fu proprio l'Italia, nel contesto del vertice ASEM, quando già la Russia era stata espulsa dal G8, a riportare la Russia al tavolo. Era il vertice di ASEM di Milano, la Russia riaprì
la presenza a un dibattito, fino ad arrivare poi all'accordo di Minsk 2, firmato in Bielorussia, in cui si mettevano 11 punti per sancire quella che è una pacificazione. Una parte dell'Ucraina era sotto occupazione di mezzi pesanti, la Crimea con il referendum del 2014 viene portata dentro l'Unione di quella che era l'Unione Euroasiatica doganale, quindi dentro la Russia, e noi ci troviamo in questo contesto 2013-2014 fino ad oggi ad un conflitto armato che ha prodotto morti, che ha prodotto quello, caro onorevole Pini, che lei giustamente si riferiva al trattato di Helsinki di più di 20 anni fa, è la violazione stessa del trattato, cioè l'insindacabilità, la non possibilità a violare i confini o a cambiare i confini senza l'accordo tra le parti. Allora, se questo è il contesto della guerra in cui ci troviamo, e ripeto, guerra, perché tanti morti, tra cui anche un nostro connazionale, meritano rispetto, noi stiamo parlando di una vicenda che ha necessità di essere superata con gli 11 punti dell'accordo di Minsk, a cui le parti, e non parlo solo della Federazione Russa e del sostegno alle forze insorgenti dell'est Ucraina, ma anche al governo e alla presidenza ucraina, che devono portare avanti delle riforme istituzionali che permetterebbero la facilitazione dell'approccio di Minsk, ci devono portare al superamento. Però, cari colleghi, non confondiamo le due ipotesi, perché se la difficoltà della politica estera in cui ci troviamo oggi fa sì che il rapporto nell'ambito multilaterale deve essere sensibilmente prodotto anche con atti concreti, la confusione e mettere in un calderone tutte le vicende non credo ci aiutino. Vengo al punto che da ultimo ha sollevato l'onorevole Bergamini, tramite lei, Presidente. L'onorevole Bergamini ripete pratica di mare, 2002. Ricordo che in quegli anni la Russia veniva da un'ispirazione che era quella di Gorbaciov, poi di Yeltsin, della comune casa europea, cioè dell'idea che l'Europa si potesse formare, e anche la Presidenza e la Commissione di Romano Prodi andava in questo contesto, in un clima di grande collaborazione che superasse i conflitti, che portasse a partnership per la pace. Tanto tempo è passato, io vorrei che sincronizzaste un attimo gli orologi, e lo dico anche con molto rispetto a chi oggi si fa in queste aule, si erge quasi a difensore dell'occidentalismo e poi non legge nemmeno quello che è il dibattito politico russo alla Duma e tante espressioni anche della presidenza russa su che cos'è l'Occidente oggi, cioè un qualcosa di flebile, debole, a cui la Presidenza, e soprattutto nel terzo mandato della Presidenza Putin, si risponde con violenza verbale e violenza in quelle che sono i valori che molti di voi vorrebbero difendere. Allora, per non fare confusione, per non mettere nello stesso calderone, per conoscere anche qual è la verità di quelli che sono i rapporti politici tra i Paesi, noi dobbiamo continuare con un orientamento di politica estera che da pratica di mare in poi io credo rimanga sempre dentro l'alleanza europea e dentro i rapporti transatlantici, come giustamente sostiene nella sua mozione l'onorevole Pini, di grande rispetto e relazione. L'abbiamo fatto al vertice dell'ASEM, l'abbiamo continuato a fare fino a domenica scorsa convocando a Roma sulla Libia, sull'altro terreno a cui verrò da qui a poco, tutti i maggiori protagonisti. Ma mettere insieme tutto, cercando quasi di fare uno spot pubblicitario per un passato che non ritornerà più, significa non guardare a quello che oggi è la difficoltà in cui noi ci troviamo, cioè un multilateralismo squilibrato, dove anche i toni di un antiamericanismo di 20 anni fa non sono realistici, non solo perché non li condividiamo dal punto di vista valoriale, ma perché non sussistono nella realtà dei fatti. Basti sempre pensare che un giorno molti criticano la subordinazione agli interessi degli Stati Uniti e il giorno dopo contestino il fatto che gli Stati Uniti non siano presenti in Medio Oriente. Allora, per fare ordine, con molto rispetto e dialogo rispetto alle mozioni presentate, io dico che se partiamo dallo stesso assioma di tutta la diplomazia internazionale, russa inclusa, in cui le due vicende non sono
materia di scambio, ma se facciamo un ragionamento sulla politica estera italiana e europea, forse qualche passo in avanti tutti insieme si può produrre. È vero, noi al Corper abbiamo sollevato il tema. È giusto che il Consiglio europeo discuta di quelle che è la decisione sulle sanzioni russe alla Russia, ma è giusto discutere in quel contesto, cioè nell'applicazione di Minsk 2, che noi vogliamo venga realizzata al più breve possibile, perché quello è l'unico canale per superare una crisi. Se poi vogliamo parlare di Medio Oriente, coalizione internazionale, Libia e Siria, i canali sono un po', se me lo permettete, con molta modestia, sono un po' non confusi come sono stati esposti in quest'Aula. Signori, sulla Siria c'è un grande dibattito. Domenica, per chi non lo conoscesse, è stato approvato in Consiglio di sicurezza un atto importante, una nuova risoluzione sottoscritta dalle maggiori potenze del Consiglio di sicurezza. L'Italia era presente. Sulla Siria si è avviato un'idea di transizione politica, ma è l'idea che l'Italia aveva da tempo, perché non ci siamo mai schierati né con gli oppositori di Assad, che si sono poi rivelati tempo passando dei temibili e soprattutto sono dei soggetti politici che non rappresentano, non possono rappresentare il futuro della Siria, ma allo stesso tempo permettete all'Italia di aver ragione a non essere entrati nell'asse che lega Russia, Iran e forze sciite che stanno difendendo il regime di Assad, sostenendo che Assad è il futuro del paese. Questo, se qualcuno lo vuole fare, legittimamente lo facesse, ma non è la nostra posizione. Così come la nostra posizione è sempre stata, e concludo Presidente, per quanto riguarda la Siria, per quanto riguarda la coalizione anti-ISIS, per quanto riguarda la coalizione per fermare il conflitto politico e civile in Libia, costruire dei tavoli di multilateralismo. Ma il multilateralismo, e concludo, che valga per tutti i conflitti e che valga seguendo le regole del diritto internazionale e che valga seguendo i diritti e le libertà da rappresentare, e non riguarda una propaganda che spesso ci lascia un po'... Onorevole Amendola, le chiedo scusa, scusi, io per mia responsabilità non l'ho avvisata per tempo, però no, lei ha superato... No, no, mi sono distratto, purtroppo non l'ho avvisata, però siamo un minuto oltre, quindi allora, la prego veramente di concludere. Le chiedo scusa e quindi preannuncio il sostegno alla mozione e spero che nel dibattito, anche in via di ratifica delle mozioni, con accorgimenti si possa ritrovare uno spirito unitario e non propagandistico. Mi scuso. No, la ringrazio e mi scuso io con lei, onorevole Amendola. È iscritta a parlare onorevole Palazzotto, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Mi permetto in primo luogo di ringraziare anche l'onorevole Pini per avere posto un tema come quello che riguarda i nostri rapporti con la Russia all'attenzione di questo Parlamento in questo momento. E mi permetta allo stesso tempo di fare una piccola nota polemica nei confronti della maggioranza rispetto all'organizzazione dei lavori di quest'Aula, perché è complicato poter discutere di temi così importanti improvvisando da un giorno all'altro il calendario, e quindi avere un'organizzazione del calendario che permette di fare un lavoro serio su quello di cui discutiamo in quest'Aula e su quello che votiamo in quest'Aula è un modo anche di dare la giusta rilevanza alle questioni e a questo Parlamento. E il tema dei rapporti con la Russia, fuori da qualsiasi enfasi, riguarda molti aspetti della politica estera del nostro Paese, ma anche della politica economica relativamente alle sanzioni e soprattutto